Eccoti Eccomi qui. qua. Ciao Ciao a Patrizia. tutte. Ce Ciao. l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta finalmente. No, non era un problema di Facebook, non era un tuo problema, Ah, assolutamente. ok. Aspettavo che mi desse qualche notizia. Era Facebook Allora. il problema. Allora, Eh eccoci qui. Come sei sì. rabbiosa? Sì. Ok, Patrizia, bene, allora. La prima domanda che voglio farti è quella che faccio un po' a tutte voi ed è la seguente, no? Cosa ti ha spinto ad accedere al metodo FESPA con tutto quello che c'è lì fuori e con tutte le diete che vengono proposte quotidianamente ormai? Allora, io mi è arrivato innanzitutto verso giugno un tuo link su Facebook. L'ho guardato, però poi l'ho messo da parte veramente, per cui ho pensato di sì, vediamo. Dopo l'estate che c'erano te, però poi l'ho ripreso a ottobre, dicendo, dico, voglio provare, perché ne ho fatte veramente tante diete, come bibitoni, pillole, cose. E niente, ho provato, se proviamo, se vediamo come va, e niente, mi sono trovata. Niente, e praticamente ho iniziato questo percorso e veramente mi sono trovata benissimo perché ho la libertà di mangiare quello che mi piace e nei modi giusti, giusti, veramente. Perché prima mangiavo, sì, facevo, ma se faccio la dieta si blocca, come mai? E niente, ho iniziato questo percorso. Ok, adesso ti vediamo. Stavamo dicendo, anzi, stavi dicendo che hai provato appunto diverse diete prima di iniziare il percorso. Allora, sì, avevo sentito che mi avevi chiesto se avevo fatto altre diete. Sì, ne ho fatte tantissime. Sempre i chili persi. Ma non tanti, poi mi fermavo, più di 4-5 kg mi fermavo e poi li riprendevo ancora di più. E niente, poi mi sono fermato, ho detto basta. L'ultima l'ho fatta 4 anni fa, con questi bibitoni, pillole, e c'avevo al pranzo le due pillole, la sera le due pillole, poi il bibitone la mattina che lasciamo perdere, e poi la sera dopo la zuppa, insomma, con quella avevo perso un bel po' di chili, però subito dopo mi sono fermata, ripresi tutti e di più, Gli e di più. eccessi. Esatto, Tutte di più. infatti quando si provano queste diete, no? Quando si provano le diete con i bibitoni, ma anche le classiche diete normali, ma con i bibitoni succede ancora di più perché fai ancora di più la fame. Quindi quando poi smetti con i bibitoni, il corpo reagisce ancora peggio rispetto alla classica dieta, si riprendono tutti i chili. Ma la cosa più grave che succede con le classiche diete, che non succede con il metodo FESPA, è che a livello psicologico ti buttano proprio giù, perché appunto tu dicevi Appunto, non riesci tanto. più poi a farle, non riesci Esatto. più a farle perché quello non lo puoi mangiare, e quella cioè, con quella sensazione sempre di ansia, mamma mia, mi sono mangiata questo, ora io domani devo cercare di. Invece così no, io nelle feste ho mangiato anche dolci, però. Giusto, diciamo, con molta flessibilità, con molta tranquillità, senza avere quell'ansia di dire dai, mamma mia, ora domani devo fare il digiuno, la mattina devo prendere la tisana del Avere detox, il queste cose. bibitone, devo prendere, devo sedermi e devo mangiare per mo' di dire due pillole con il frullato, chiamiamolo così perché si offendono i coach del benessere, si offendono. Devi sapere, Patrizia, lo dico adesso, ne approfitto anche,
che non so se tu hai visto la diretta sui l'oscura verità dietro le aziende di bibitoni, no? Quella sui Sì. bibitoni. Quella Quella diretta ha diretta. risposto molto. Questo è il bello della diretta, non preoccuparti, tranquilla. Stavo dicendo, in diretta può succedere tutto ciò, che quando quella diretta ha scaturito, ha fatto, diciamo, molto arrabbiare tutte queste persone che prendono le pillole, i bibitoni, coach del benessere, anche persone che semplicemente utilizzano questi prodotti. E vabbè, alcune di loro hanno anche contattato alcuni consulenti per dire appunto che questa diretta non è vero e quant'altro. Vabbè, tralasciando tutto ciò, non ho capito. Non doveva essere fatto, diciamo, con i No, non nomi, doveva con i essere fatta. No, infatti, vabbè, tralasciando tutto ciò, dicevo, tu immagina una donna, proprio ritorna un attimo indietro negli anni, anche se so che magari è un po' una cosa brutta da fare, però torna un attimo a 4 anni fa e immagina che dopo le feste, dopo che magari hai mangiato, appunto, come dicevi tu, ti siedi a tavola e piuttosto magari di condividere il pasto normale, come dovrebbe essere con tuo marito e quant'altro, ti prendi queste pilloline che poi fondamentalmente non ti portano a nulla. appunto, me l'immagino e già l'ho passata, no? Per cui so che cosa significa. Esattamente. E tu ad oggi già l'ho scritto nel titolo, già insomma lo sanno le persone che stanno guardando questa diretta, però diciamolo, quanti chili hai perso, quanti centimetri e in quanto tempo hai perso tutto ciò? Allora, ho perso 7,2 kg in quasi 2 mesi, perché ho iniziato a ottobre, per cui l'ultimo l'ho fatto a dicembre. Ora domani c'ho l'altro check, speriamo che. E poi ho visto proprio che ho indossato dei vestiti che avevo messo nell'armadio, ma erano messi là, ancora con l'etichetta, perché non li. Ma se li lascio, vediamo. E ho indossato anche delle maglie, dei pantaloni che erano messi là e sì, è una cosa che mi è piaciuta, veramente. Sì. Beh, sì, sono enormi soddisfazioni rientrare in questi vestiti vecchi, magari mai indossati perché comprati e Sì, non perché andati. non. Allora, io usavo sempre cose larghe per nascondere tutto. Perché il mio problema era la pancia, le gambe, le cosce, glutei, praticamente. Ora invece riesco a mettere anche qualcosina più strettina, va? Più aderente. Sì. Sì. Alla fine, Sì. le soddisfazioni che hai con il metodo FESPA, al di là dei chili e dei centimetri, che come dico sempre, alla fine la bilancia sì, va presa in considerazione, ma va sempre guardato tutto il complesso, tutto l'insieme, non solo Certo, la bilancia. Però certo. proprio la cosa più bella, la soddisfazione più bella che ti dà il metodo FESPA a confronto delle dietine è il rientrare in vecchi vestiti, come dicevi tu, ma anche la serenità con la quale ti siedi a tavola. Certo, innanzitutto quello. Che io mi siedo a tavola e sono tranquilla nello scegliere anche il cibo che mi piace, sempre nei modi giusti di mangiare, anche perché prima, anche se mangiavo per esempio il primo, il secondo, la frutta, mi sentivo proprio abbuffata, proprio, invece adesso con le giuste quantità. Riesco anche a mangiare. Prima avevo problemi di digestione, perché l'alimentazione era diversa. Ora invece col metodo veramente riesco a mangiare tutto, sempre, ripeto, nei modi giusti, e riesco anche, mi è passata anche questa forma di abbuffarmi. Giustamente mangio giusto, senza eccedere. Senza eccedere. Esatto, sapendoti ascoltare, quindi sapendo ascoltare Sì, anche il tuo vero. corpo. Difatti, Sì.
alcune persone, è capitato forse proprio sotto un tuo post, adesso non ricordo, di qualcuna che diceva, vabbè, ma è come le altre diete. Eh sì, è come le altre diete per te che lo vedi da fuori, ma per chi c'è dentro, che dopo anni di fallimenti, dopo anni di effetto yo-yo e dopo anni, insomma, in lotta con il cibo anche, perché si perde quella... appunto quella capacità di ascolto, di dire basta, sono sazio e quant'altro, e non è Sì. solo una dieta, a parte che non è una dieta e poi magari ne parliamo dopo, però come diciamo sempre, solo chi c'è dentro può capire quanto in realtà ti dà il metodo FESPA, al di là di chili, centimetri e quant'altro, proprio di tranquillità mentale. E difatti adesso sono passate da poco le festività e volevo chiederti, in qualche anno fa, magari l'anno scorso, non lo so, come hai vissuto il Natale quest'anno rispetto all'anno scorso, ad esempio, o a quando prendevi le pilloline? Allora, io quest'anno devo dire veramente che me lo sono goduto il pranzo, la cena, le feste, me li sono veramente godute. Perché gli altri anni sì, però sempre con quelle le abbuffate, perché giustamente nelle feste, cioè non riuscivi a gestire, diciamo, l'alimentazione. Quest'anno è stato veramente, mi sono goduta proprio le feste. Di uscire anche la mattina a fare colazione con le amiche, una cosa che mi è piaciuta veramente. E l'ho visto il cambiamento, ma tutti me lo dicono: ma dice, ma sei fatta magra? Dice, ma che cosa stai facendo? Che cosa stai prendendo? Non sto prendendo nulla, sto mangiando, gli dico. E non ci credono, Non ci non ci credono. credono. Non ci credono, Esatto. perché sanno praticamente che a volte io ho fatto delle diete con le tisane. Le classiche diete che ci sono state, no? Che sappiamo. Mi dicono: no, io mangio tutto, ma mangio bene. E questo, Esatto. no? Allora, sì. Chi è fuori, proprio come quelle persone che magari dicono, vabbè, come le altre diete, perché magari vedono la colazione, però non vedono il pranzo, non vedono la cena, non vedono Certo. la libertà che hai all'interno della tua testa quando ti siedi a tavola. Appunto. Ed è difficile da far capire questo discorso. Ne parlavo anche in un'altra intervista, forse con Paola, mi sembra, e anche altre, che dicono, io vado, cioè le persone mi vedono con i chili in meno, 10, 15, 7, 8. E si chiedono io che prodotto sto prendendo, e questa E questo cosa da mi un lo lato chiedo. fa ridere perché io sto Vabbè, certo. mangiando, tu non mi... dall'altro però fa riflettere perché fa capire come, cioè quanta, non posso dire quel termine perché è brutto, però quanta schifezza, diciamo così, infilano nella testa delle persone tutti questi coach del benessere, queste persone che propongono questi integratori per dimagrire, facendo Sì. credere appunto alle persone che solo così puoi dimagrire, o solo facendo la fame, solo eliminando i carboidrati e quant'altro. E poi quando vedono te che ottieni risultati perdendo chili, centimetri, mangiando tutto, non ci credono. Non ci No, credo. sicuramente c'è il farmaco sotto tutta questa Sì, roba. lo nascondi, lo nascondi. C'è la pillola, sì. È così. Sì. Ok. Ok, e, dato che spesso chiedono sul gruppo, però non vogliono capire che non c'è un menù tipo da seguire, però tu Questo. solitamente cosa mangi in un giorno? Così. Allora, io la mattina per mi alzo il caffè, quello non mi deve mancare perché è la mia carica, però la colazione dipende quello che mi va, se a volte c'ho lo yogurt, se c'ho la frutta, se c'ho il cappuccino, anzi devo dire una cosa, che io è da tanto che non prendo il latte, perché non mi piace proprio tanto. Ebbene, io l'altro giorno ho fatto il cappuccino e l'ho bevuto. E prima avevo anche dei problemi a livello tipo intollerante, non lo digerivo bene. Ebbene, io stavolta ho preso anche il latte, ho fatto il cappuccino, quello che ho postato l'altro giorno. Ebbene, non ho avuto nessun problema. Cioè, la cosa stranissima, che io era anni che non prendevo il latte, anni.
non so se sono quasi 30 anni che non prendevo il latte. Ho bevuto anche il cappuccino, per cui per me questa è una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione. Poi il pranzo dipende, quello che ho in frigo dipende, quello che mi piace, che c'è in frigo lo faccio, lo cucino. Ho il riso, la pasta, se c'è la carne faccio la carne, se c'è il pesce faccio il pesce. Le verdure non mi devono mancare sia a mezzogiorno che la sera. Basta. Queste. A volte prendo, se ho nel pomeriggio qualche mandorla o se mi va un cioccolatino, ma senza avere quella paura di mamma mi sto mangiando il cioccolato. Anche c'è un'altra cosa in più, che io mangiavo troppo dolci e avevo abbassamento e cercavo qualcosa di dolce, lo dovevo mangiare, un panino, addirittura a volte mangiavo anche il panino con la Nutella. Questo piano piano lo sto eliminando perché era diventata una dipendenza per me. Una dipendenza, dovevo mangiare un dolce, qualcosa di dolce lo dovevo perché mi sentivo appagata quando mi mangiavo questo. Ora piano piano anche nel caffè, sto eliminando questo zucchero che non tanto mi sta gustando in questo periodo. E prima non riuscivo, io prima la mattina il caffè zuccherato, durante il giorno le merendine, non li sto cercando più, non sento più il bisogno di mangiarle. Di cercare questo dolce Sì, di continuo, perché stai ragionando come una persona magra, no? Le no, persone magre. come. Sì, sento proprio. Pensavo di non farcela, pensavo veramente di non farcela, però vedo che giorno dopo giorno acquisisco sempre qualcosa in più e questo mi fa stare bene. Sì, esatto, anche perché poi va bene mangiare, voglio dire, il panino con la Nutella va bene, però poi quando diventa appunto un'esagerazione, quando diventa un voglio gli zuccheri a tutto, insomma, a Sì, tutti i sì. costi, ecco lì poi diventa sfocia in quella che è fame nervosa, viene chiamata così, ma in realtà sono poi Appunto. delle abitudini che ti porti dietro, che tu adesso stai sradicando, stai eliminando. Sì, Grazie al metodo sì, sì. Fresca, e stai ragionando come una persona magra. Come dico sempre, la persona magra se ha voglia di dolce mangia il dolce, se non ha voglia di dolce non lo mangia. Quindi stai Appunto. anche riuscendo ad ascoltarti nuovamente, magari come Sì. facevi quando eri piccola, che eri in grado di ascoltare il senso di fame e sazietà, che poi viene perso con le diete e viene recuperato con il metodo Fespa. Dobbiamo sottolinearla questa cosa Sì, qui. sì, sì, Ecco, vedi, nonostante noi abbiamo detto che non ci sono menù, non ci sono dei pasti imposti, c'è Laura che ti chiede, oltre al cappuccino, cosa mangi la mattina? L'ho detto, lo yogurt, se capita a volte anche la ricotta, la cosa che io l'altra volta mi sono rimasta, la ricotta e cioccolato, buonissima. E di Ottimo mattina appetito. mangio la ricotta e cioccolato. Stamattina ho fatto invece la cioccolata calda, light, e ho preso per colazione, ho preso questa. Cioè, tu puoi svariare come vuoi tu, non c'è un alimento che tu se apri il frigo, vedi quello che hai e inventa. Però giustamente, sempre, ripeto, nelle giuste porzioni, diciamo, ascolta pure quello che senti tu dentro, no? Lo senti se ti va di mangiarti. Io, per esempio, ti ripeto, ho eliminato le classiche briuscine. Che prima facevo colazione con lo yogurt o il plum cake o i biscotti. Ora i cereali, se c'è lo yogurt, oppure metto la frutta nello yogurt, però svario, non faccio sempre la stessa colazione, non è sempre la stessa cosa. Invece che prima avevo sempre la stessa cosa, sempre lo stesso alimento. Invece adesso no. Riesco a Esatto. mangiare qualsiasi cosa.
il variare le fonti, che è importantissimo, perché sennò dopo un Appunto. po' sempre la stessa cosa ti diventa pesante, giustamente la Brava. monotonia degli alimenti. E Sì. soprattutto, prima hai detto una cosa che poi mi è sfuggita, ma è molto importante, questo fatto di avere anche, a parte il latte che hai reinserito dopo tanti anni, ma anche il fatto che hai una miglior digestione, quindi sei anche meno Sì, gonfia rispetto a prima. a prima. Sì, io prima avevo, io ho delle foto che vi guardo e faccio, ma ero così. Praticamente io ho il problema della pancia, avevo sempre sta pancia gonfia, sempre. Una nutrizionista mi disse che avevo la pancia da muratore, da un uomo. Cioè, gli sembrava strano perché partiva da sotto il seno e sta pancia gonfia sempre. Tutto sto grasso proprio accumulato nella pancia. E adesso invece, man mano, ho visto che non c'è per adesso. C'è, ancora c'è perché è ancora in lunga la strada, giusto? Però vedo E che è beh, molto, sono andati molto via meglio. 17 centimetri dai fianchi e 16 dalla vita, mi sembra. Sì, Quindi comunque la pancia è scesa tanto. Ovviamente, essendo magari un punto di accumulo di grasso, ci vorrà un po' più di tempo, però 30 centimetri quasi solo dalla zona alta del corpo, forse anche qualcosina in più di 30, adesso non ricordo, sono comunque tanti. E questo fatto di essere gonfie, principalmente, poi dipende anche dal tipo di alimentazione che segui. Difatti, molte donne seguono queste diete a base di verdure, mangiano tantissima fibra, tantissime verdure e tendono poi a gonfiarsi perché giustamente mangiando quintali di verdure contenendo fibra ti gonfi tantissimo. Certo, Quindi certo. anche questo è importante, badare alle quantità, come dicevi anche tu prima. Infatti adesso devo aprire anche una piccola parentesi. Intanto io qui vedo delle domande, adesso ti faccio qualche domanda da parte delle donne che ci stanno ascoltando. Tra l'altro molte si sono anche complimentate, però adesso non trovo i commenti. Dopo Grazie. magari se li trovo ti leggo tutti i commenti. Ovviamente ci tengo a sottolineare che con il metodo FESPA si mangia tutto, e questo ormai l'hanno capito tutti, però è normale che, come diceva anche Patrizia, ci sono delle, diciamo, porzioni, tra virgolette, da rispettare. Non è Certo. che una persona mangia 2 chili di pasta e due panini, tre panini, cinque panini ogni giorno. Questo no, ovviamente ci sono comunque delle piccole regole, che poi chiamarle regole è un parolone, perché non sono regole, cioè ci sono delle piccole Appunto. direttive, diciamo, da seguire, ma sono delle direttive che ti consentono comunque di mangiare tutto quello che vuoi senza privazioni, senza rinunce. Prima di Bravo. andare a leggere i vari commenti, dal punto di vista alimentare, quindi funziona in questo modo, e dal punto di vista dell'allenamento, quante volte settimana ti alleni? Quanto durano gli allenamenti? Sono pesanti? Sono leggeri? No, non sono per niente pesanti. Io mi alleno ora una settimana perché sono stata poco bene, però 2 volte la settimana mi alleno. 2 volte la settimana, sì. No, non sono pesanti per niente. No. Quindi non sono quegli allenamenti che durano 3 ore, 4 ore, che ti No, costringono a girare la assolutamente. tua vita intorno alla palestra o all'allenamento, insomma. No, assolutamente, assolutamente. No, sono abbastanza facili da fare a casa, anche perché io non sono stata mai in palestra. Non, per cui a casa ne ho approfittato quando c'è stato il lockdown. Tutti quanti mi dicevano: sono ingrassata, facevano tutti i dolci. Io davanti al televisore ad allenarmi è iniziato. No, Ha iniziato però così. sì. Però ora 2 volte la settimana lo faccio gli allenamenti. Sì. Esatto, diciamolo che non servono Non ci vuole, infinite ci vuole. sessioni di No, l'allenamento però serve.
Certo, però cibo. non infinite sessioni, no? Di quei ci sono, non so se ti è mai capitato di cadere in qualche Cadere in testa. qualche Ok, non so se ti è mai mamma capitato che di mi cadere. sento. Nessun problema, tranquilla. Di cadere in questi in allenamenti magari presi sul web, ma anche in realtà dal vivo. Se ti è mai capitato di fare qualche allenamento non personalizzato che durava magari che durasse ore e ore, come ad esempio quelli che facevi prima col lockdown, non so. No, non li ho fatti questi allenamenti così lunghi. Anche perché non diciamo il tempo è quello che è, perché lavoro. La sera poi si torna a casa. No, però diciamo questi allenamenti che faccio durante il giorno non sono, diciamo, ore e ore che devi stare là davanti, però sono 30 minuti. 30 minuti si possono fare, dai. Ore e ore no, io non sono il tipo di stare ore e ore. Sì, ma anche perché come dicevi tu, con il poco tempo a disposizione non si possono passare ore infinite a fare allenamento. È proprio appunto quello che stavamo dicendo. E proprio Appunto. parlando di tempo, ecco, tu quanto tempo impieghi per la preparazione dei pasti, no? Che è una cosa che spaventa alcune persone perché sono abituate che con le diete devono preparare dei pasti diversi per ogni componente della famiglia. Quindi quanto tempo ti ruba l'alimentazione, l'allenamento, il metodo FESPA nella pratica, nella vita di tutti i giorni? Niente, poco. Non mi ruba tanto. Perché prima cucinavo ore a preparare il primo, proprio elaborati, più. Ora no, non impiego tanto, poco, poco. Perché riesco a preparare dei pranzi buoni, però senza elaborati. Troppo elaborati, non, ormai l'abbiamo messo da parte. Il pranzo elaborato perché prima c'era ogni volta perché capitava che venivano i miei figli, i nipoti, allora pasta al forno e tutte queste cose qua. Ora invece no, si cucina però no, poco tempo, non troppo. Quello che Non sto troppo impiegheresti in cucina principalmente. adesso, no, 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 adesso cerco di evitare di stare troppo ai fornelli. E nonostante ciò, nonostante non passi ore ai fornelli come si dovrebbe fare, cioè come si fa con le classiche diete, hai perso comunque 7,50 kg. Io ci tengo a ripeterlo perché è un ottimo risultato in così poco tempo. È davvero un ottimo risultato. E prima, in prima non ti ho neanche fatto i complimenti perché poi lo sai, in diretta si passa da un argomento all'altro e può sfuggire, però complimenti per questo Grazie. meraviglioso risultato ottenuto. Grazie. E io vedo il commento di una donna che si chiama Patrizia, come te, che scrive: "Io mangio nulla, ma con la menopausa ingrasso anche con l'acqua." Allora, Cosa diresti tu? questo era un mio pensiero perché io sono stato operata della tiroide e sono in menopausa da quasi 20 anni. E praticamente c'era sta cosa che ogni volta mi dicevano, cioè, non riuscivo a dimagrire, cioè, anche se dimagrivo quei 4-5 kg, mi fermavo perché l'attribuivano alla tiroide o alla menopausa. E io pensavo proprio questo, la stessa cosa, anche solo con l'aria ingrassavo. Invece non è così, ci vuole un po' di impegno. E un po' di libertà nel sapere anche quello che mangi, mangiare le cose giuste che non ti facciano ingrassare. Capito? Sì,
una scelta di Sì, qualità di quello che di stai qua. Brava, mangiando sì. e soprattutto c'è bisogno, come dicevi tu, di libertà, intesa proprio come libertà di scegliere, libertà di non dover seguire dei regimi estremi che ti dicono mangia questo, mangia quello. Però, Patrizia, mi Appunto. riferisco alla donna che ha fatto la domanda, come puoi vedere, Patrizia è una donna in menopausa, anche con problemi di tiroide. Hai detto, sei Sì, stata operata da tiroide, quindi non ce sì. l'hai più. E nonostante No, ne ho metà, per cui metà lavora per più. metà. Ok. Quindi nonostante tutto questo, comunque riesce ad essere in forma. Purtroppo il discorso ingrasso anche con l'acqua lo hai quando appunto segui dei regimi troppo estremi che ti fanno fare la fame. Come diceva Patrizia, in un primo periodo perdi 4 kg, 5 kg, poi ti blocchi perché E il non tuo vai più corpo non ti avanti. può fare più nulla. Giustamente gli dai pochissimo da mangiare e quindi si rifiuta di continuare a soffrire la fame. Ho letto anche si mangiano le cose integrali oppure farine bianche? Tu sei costretta a mangiare la pasta integrale? Ma se mi va me la mangio, se non mi va la pasta normale. Se mi va, Esatto. sì, se non mi va, dipende. Non è che c'ho quel regime, devo mangiare per forza la pasta integrale. Se mi va bene, se no, niente. Tanto Esatto, la esatto. pasta integrale la mangio io, il mio marito non la mangia, per cui dovrei Tu fare non lo due tipi. sai perché giustamente, no, ma non è importante, queste sono No, no, no. piccolezze. Appunto, Sì. a volte ci si focalizza su queste piccolezze, pasta bianca o pasta integrale, acqua naturale, acqua liscia o acqua gassata, tutte queste, diciamo, piccolezze che senza guardare però al complesso, cioè a quello che fa funzionare il tutto, lo staccarsi dalle diete, il non prendere le pillole, i bibitoni, il non fare allenamenti estenuanti, il cambiare il modo di vedere il cibo e il modo in cui ci si approccia al cibo, perché se non ci si siede a tavola tranquille e serene e si vive con la fame nervosa, con la voglia incontrollabile di dolci, è quello il punto su cui bisogna andare a lavorare, non sul integrale o non integrale. Appunto. Poi fanno una domanda, voglio un attimo rispondere anche a questa domanda, no? Perché c'è Laura che chiede, gli esercizi da fare sono personalizzati? E poi c'è Anna Maria che chiede, gli esercizi sono standard o mirati ai punti più critici? L'allenamento ovviamente personalizzato, ovviamente. Personalizzato, certo, ma non per i punti critici, è personalizzato per la persona che deve fare il percorso, no? Esatto, anche perché se faccio un esempio, Patrizia è un esempio, ha problemi alla schiena oppure si è rotta il ginocchio, è un esempio ovviamente, non può fare determinati esercizi, quindi è normale che l'allenamento deve essere personalizzato, anche perché altrimenti non porta i risultati, sperati. Allora, Patrizia, io non ho altre domande da farti, io qui non ne vedo altre, quindi ti chiedo cosa diresti ad un'ipotetica Patrizia che ci sta guardando adesso, che sta guardando questa diretta? Di provare e iniziare questo percorso, che è una cosa che ti fa stare bene, ti fa stare bene. Questo dico. Perfetto. E di Va bene. provarci, perché io ci ho provato e mi trovo bene. L'ho proposto anche a altre persone che conosco, perché gli ho detto, ma in effetti mi chiedevano, ma no, non è possibile tu senza... No, guarda, tu provalo, mettiti in contatto e vedi un po' poi come va. Sì, perché non credono appunto che Che pensano che ci sia potrebbe... un altro Sì, o appunto. cose. Non Sì, c'è sì. nulla di tutto ciò, però chi lo vuole credere, insomma, lo può credere tranquillamente. Chi invece decide di
di credere appunto che non ci sia della magia nera sotto ottiene risultati come te in questo caso. Eh Va sì. bene, Patrizia, io ti ringrazio per questa intervista in diretta. Ringrazio Domani anche voi. hai il check, poi domani lo vedrò e vediamo come è andato questo check. E nulla, ti ringrazio. Sì. Grazie a tutte voi e buona serata. Ciao Federica. Ciao Patrizia. Ciao. Ciao a tutte. Ciao a tutti. Ciao. Ok, allora guerriere, guerriere e non, io vi saluto come avete potuto vedere, anzi come avete potuto sentire da Patrizia. Non prendete pillole, non prendete bibitoni, non fate quelle diete estreme che non portano assolutamente a nulla, perché tutto ciò di cui avete bisogno per dimagrire e essere in forma è cambiare il vostro approccio mentale nei confronti del cibo, ma soprattutto raggiungere la libertà alimentare. Quindi libera scelta delle fonti, libera scelta di cosa mangiare, libera scelta di gestirvi come volete, senza seguire delle diete rigide estreme che vi dicono cosa fare, in che momento, mangiate alle 10, mangiate alle 9, tutte queste cose qui che non funzionano nel lungo periodo. Noi ci vediamo domani sera alle ore 20 per un'altra diretta. Ciao a tutte e per tutte le informazioni sul protocollo Guerriera Vincente, il percorso che ha permesso a Patrizia di perdere 7,2 kg e 50 cm in soli 2 mesi e qualche giorno, potete parlare con un consulente del team cliccando sul link che trovate da qualche parte nei commenti, e dovrebbe anche essere in corso un'offerta proprio su questo percorso fino al 18 gennaio. Vi saluto, ci vediamo domani. Ciao a tutte.